La città di Cerignola del Foggiano ha ospitato presso l'Istituto Comprensivo di Vittorio Patre Pio un convegno del Comitato Territoriale FIPAV Bari Foggia, dal titolo Le palestre sportive per sport e crescita giovanile. Elementi importanti, se non imprescindibili, su cui i nostri giovani si affacciano al mondo dello sport, fra mille difficoltà, ma anche sulla gestione dell'impiantistica sportiva, che nella città ofantina è molto migliorata rispetto al passato. I saluti portati dalla preside della scuola Maria Luisa Russo hanno visto l'intervento del presidente FIPAV territoriale Danilo Piscopo e Michele Scurciello, profondo conoscitore del mondo sportivo, che ha raccontato il suo vivendo lo sport in una realtà complessa come Napoli. C'è stata anche la presenza di delegazioni delle società sportive locali e esponenti di altre discipline. Per Piscopo, presidente FIPAV, è importante credere nei giovani e nella crescita, e anche le palestre sono un nodo fondamentale. Soprattutto in tutti gli sport indoor, nel settore giovanile, dipendono delle infrastrutture dalle palestre scolastiche. Noi, come comitato di Bari Foggia, che va da Apricena fino a Fasano, siamo la dimostrazione perché l'80% dell'attività giovanile viene svolta all'interno delle palestre scolastiche. Se pensiamo che il Fasano ha vinto lo scudetto della pallamano in una palestra scolastica, è la dimostrazione plastica di come le infrastrutture scolastiche siano fondamentali per il mondo dello sport. Mimmo Siena, World News 24, Cerignola, Foggia.